È in Trentino in questi giorni Il Re del Cioccolato, la scuola, uno spin-off de Il Re del Cioccolato, con Ernst Knam, prodotto da Zodiac Active, per Discover Italia, in onda su Real Time a giugno. Il programma, sostenuto da Trentino Film Commission, ha l'obiettivo di raccontare il territorio. Knam, infatti, al di fuori del suo abituale laboratorio di pasticceria, insegna i segreti della pasticceria a sei ragazzi e ragazze, provenienti dagli istituti tutti alberghieri di Riva del Garda e di Rovereto, selezionati tra una trentina di studenti. Cinque in totale le puntate girate in Trentino, fra la zona dell'Alto Garda e Rovereto. Proprio oggi Ernst Knam, assieme agli studenti, era al centro di formazione professionale di Varone per il quarto episodio. Devo dire che il primo impatto era molto positivo e la cosa che mi fa piacere è che ascoltano. Perché se i giovani ascoltano vuol dire che apprendono anche. E devo dire, da quando sono qua hanno fatto passi da giganti e questo è molto molto positivo, anche se per queste tre settimane, per me, ci vogliono sei mesi per vedere veramente come si sviluppano. Tre settimane è un input, se poi sono intelligenti e vanno avanti su questa strada possono fare veramente tanto. Il Trentino mi piace tantissimo, a parte che l'ho già frequentato, poi io essendo tedesco, qui mi sento a casa. Abbiamo il lago di Garda, a casa mia vengo dal lago di Costanza, il Bodensee. Abbiamo un po' meno montagna, ma la zona è più o meno simile, per cui mi trovo veramente bene. La gente è fantastico, la Film Commission molto disponibile, Luca veramente un gran signore e sono veramente contento che ho accettato di venire qua.